Ciao a tutti, bentornati. In questo video andrò a recensire, anzi più che altro a dare le mie personali impressioni su un mulinello a Bugarsia, dopo averlo provato anche se non per molto tempo. Innanzitutto vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale Ci Pesco Io, mettere un like al video se vi piace. Il mulinello di cui andrò a parlare è una Bugarsia AIC 30. Una Bugarsia molto molto particolare, un mulinello dalla cosmetica veramente non comune, voglio farvelo notare immediatamente. Guardate ragazzi che mulinello, che estetica che ha. Ha un colore veramente particolare, non so se il video rende. Tutto il corpo è color verde smeraldo, anche il rotore, con poi particolari tipo il labbro della bobina, gli inserti, qui i tagli della bobina, la parte interna, e color viola, anche qui, particolari qui oppure nel knob, oltre al fatto che andando poi a muoverlo in base alla luce che va a colpire il mulinello, poi il verde smeraldo ha anche dei riflessi viola. Lo faccio vedere da tutti i lati, anzi poi vi lascio meglio alla fine del video a delle inquadrature un po' più specifiche. Il nome di questo mulinello, AIC, si rifà al nome del suo progettista, cioè Mike Iaconelli, il famosissimo americano bassista, simpaticone, una persona simpaticissima, infatti io mi sono cresciuto con lui, siamo andati a pesca insieme tantissime volte, ovviamente sto scherzando, magari, perché Mike Iaconelli è soprannominato appunto AIC. Tornando a noi ragazzi e alle caratteristiche di questo mulinello, questo è il mio possesso, è la taglia 30, che è l'equivalente per capirci di un 2005-3000 Shimano oppure 2005 Daiwa. È un mulinello che pesa 216 grammi, ha un rapporto di recupero di 6.2 e recupera 89 cm di filo per ogni giro di manovella. Inoltre anche abbastanza capiente rispetto alla taglia, la capienza della bobina, infatti entrano 150 metri dello 0,28, ha un max drag di 5 kg, anzi esattamente 5.2. Una delle caratteristiche che mi piace molto di questo mulinello è la frizione, perché è molto precisa e fluida, veramente fluida, grazie ai dischi in Carbontex di serie, cosa da non sottovalutare. Inoltre ha un pomellino in eva, mi avvicino di nuovo allo schermo, ha un pomellino in eva, eccolo qui con inserti viola, che sinceramente per i miei gusti è brutto, ma devo ammettere che è molto comodo. Bellissima la manovella in carbonio, brava Bugarsia, continua con questa caratteristica, perché è una cosa che piace molto sicuramente non solo a me. Poi anche di discreta lunghezza, non è per niente corta, quindi ci dà una buona leva durante la rotazione, durante la nostra pescata. Una chicca, chiamiamola così, è questo ragazzi, che esce di serie. Guardate che figata! Questo anellino girevole che a Bugarsia fa uscire di serie. Altro non è che un anellino in cui noi possiamo appuntare l'amo della nostra esca. Che ne so, durante un'operazione stiamo facendo qualcosa in pesca oppure dobbiamo spostarci. Giustamente noi che facciamo? Abbiamo il nostro artificiale attaccato al nostro finale, andiamo e lo appuntiamo. Certe volte anche in maniera sbagliata all'archetto del nostro mulinello, e a volte io noto degli archetti che sono rigati proprio per questo motivo. Ed ecco che con questo abbiamo risolto. Questo è un mulinello molto leggero e il suo peso ridotto è dovuto ai materiali che a Bugarsia ha utilizzato. Il corpo a Bugarsia dichiara sia in IMC6,
che francamente non ho ben capito se si tratta di un composito di carbonio, di se ci sta anche del materiale plastico in mezzo, non lo so francamente. E il rotore è in C6. Ho tentato anche di trovare qualcosa su Google, ma non ho ben capito questo carbon C6 che cosa sia esattamente. Se è una sorta di Zion della Daiwa o se è una sorta di CI4 della Shimano. Non ho ben capito di cosa si tratti, ma a detta della Bugatti è un materiale molto leggero e robusto allo stesso tempo. Personalmente non mi trasmette una grande robustezza, una grande solidità, ma credo sia normale perché non credo sia stato pensato per uno spinning pesante, anzi sicuramente è così. È un mulinello molto bello, esteticamente particolare, può piacere o meno, a me piace tantissimo sinceramente perché è un'estetica che non si trova in nessun altro mulinello, con questi colori molto belli, cangianti anche, non ha l'imbobinamento preciso e perfetto che può avere un mulinello Shimano, però tutto sommato l'imbobinamento è accettabile. Un'altra cosa che non ho detto è l'archetto. Ha un'apertura molto scattante, molto decisa. Inoltre, quando andiamo ad aprire l'archetto, subentra il freno rotore, altra caratteristica secondo me molto importante. E anche se il rotore è frenato poco, credo che basti ad evitare che il nostro archetto si possa accidentalmente chiudere durante il lancio, perché comunque manovella e knob sono molto leggeri, per cui non c'è un peso eccessivo che va a spingere e a far partire la rotazione della nostra manovella durante il lancio, quindi non ci sono problemi di chiusura accidentale dell'archetto. Quindi questa è un'altra nota positiva. Andando alle conclusioni finali, per non dilungarmi troppo, è un mulinello che nella fascia di prezzo in cui si colloca, parliamo di 160-170 euro, io lo consiglio sinceramente. Per chi ha a disposizione appunto questo budget di 160-170 euro e per chi è alla ricerca di un mulinello leggero, veloce e un mulinello con un'ottima frizione, davvero ottima, degna di nota. Anche questo video è terminato. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, le mie impressioni personali ve le ho date su questo bel mulinello della Bugarsia. Adesso tocca a voi tirare le somme e capire se queste caratteristiche, se questo mulinello possono interessarvi. Iscrivetevi al canale Ci Pesco Io e se questi video che io sto facendo vi stanno piacendo, ragazzi, attivate la campanellina, anche così sarete aggiornati sul caricamento di nuovi video. Di nuovo grazie e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!